Where there's music, there can be no evil. Pope Francis quoted Miguel Cervantes to remind musicians of the value of their profession. He did so in this video message for the International Conference on Music, organized by the Vatican. The Pope hopes this aspect of social life will flourish once more after the pandemic, and that we can soon return to singing, playing, and enjoying music together. Il mio pensiero va a tutti coloro che ne hanno risentito, ai musicisti che hanno visto sconvolgere le loro vite e la loro professione dalle esigenze del distanziamento, a chi ha perso il lavoro e il contatto sociale, a chi ha dovuto affrontare in contesti difficili i necessari momenti di formazione, educazione e vita comunitaria. The Pope also reminded musicians that music, including dance, can lead to new paths of service and evangelization. Per i musicisti, la sfida comune è di ascoltarci a vicenda. Nella liturgia siamo invitati all'ascolto della parola di Dio. La parola è il nostro testo, il testo principale. La comunità è il nostro contesto. He also leaves musicians with a question. Is the silence we live empty, or are we listening? È vuoto o siamo in fase di ascolto? Permetteremo in seguito l'emergere di un canto nuovo? Il testo e il contesto ormai presenti in una nuova forma ci stimolino a riprendere il nostro cammino insieme, perché l'unità dei cuori è resa più profonda nell'unità delle voci. The Pope made reference to composers like Palestrina and Bach to highlight the Bible's influence on countless musical expressions, including fundamental pages in the history of music.